Buongiorno, bentornati in un nuovo video. Allora, è un video proprio niente, così, fatto di sorpresa. Siamo a martedì mattina, sono le 9:30, questa è la mia condizione. Per carità, sono già pronta, preparata, ho già preso il secondo caffè, ho fatto il mio spuntino. Io come spuntino al mattino ho 150 grammi di frutta e mi sono mangiata due albicocche, anche perché fra un po' vado al lavoro e sinceramente non mi voglio mai appesantire. Allora, non dovevo girare il video, però ho detto dai, giro cioè, sto in compagnia delle mie amiche e poi scappo al lavoro fino a stasera. E poi domani, invece, mercoledì, io da contratto dovrei essere a casa lunedì e il mercoledì, ma non ci sono mai a casa. Sono più a casa il lunedì, ma dipende perché adesso stanno cambiando alcune cose, alcuni medici, poi soprattutto da settembre inizieranno a cambiare delle giornate, quindi sono contratti un po' così. Infatti ho tante ore di straordinario da recuperare perché appunto non avendolo nel contratto, dopo le recupero quando magari ci sono dei giorni che i medici eventualmente non ci sono. Allora, stamattina ho fatto un sacco di cose. Per chi mi segue su Instagram l'ha visto, anche perché ultimamente sto facendo delle storie un po' particolari. Faccio le foto di quello che sto facendo in quel momento, come non so, dare l'aspirapolvere oppure pulire il bagno, e poi le compongo all'interno di una storia, scrivendo appunto che cosa sto facendo, e vi piacciono tantissimo, almeno per chi mi segue su Instagram, in tantissimi mi scrivono: Sabri, queste storie mi piacciono, mi danno la carica, mi motivano. Più che fare le storie, diciamo, delle pulizie, faccio queste cose qui. Mi sono alzata anche stamattina alle 6 e un quarto, ho fatto tante cose, ho cambiato il mio copridivano, ho ritirato tutti i miei panni e adesso è di nuovo sotto carica il mio telefono, non che sia scarico, ma lo tengo un po' sotto carica, visto che comunque fino a stasera non ho la possibilità di caricarlo. È anche vero che quando sono a lavoro io il telefono non lo guardo, non ne ho prima di tutto il tempo e poi non mi piace sinceramente. Ci sono invece tante persone che quando sono a lavoro riescono anche a rispondere ai messaggi delle follower, soprattutto su Instagram, ma soprattutto, diciamo, per un mio cruccio, nel senso che io quando sono al lavoro sono pagata per lavorare e non per spassarmela sul telefono. Quindi sono proprio così. Allora, sono stata da Ticotà, poi magari questo video lo abbino, cioè lo allaccio a domani, visto che domani, vi ripeto, dovevo essere a casa, però vado a lavorare, ma esco attorno alle 14. Lo unisco. Mi cerco di portarmi un po' avanti per i video che magari dovrò mettere online quando io sarò in vacanza. Però prima sono passata, intanto metto la mia bellissima tazzina ignorante 100%. Quando si vedono queste cose, c'è sempre qualcuno che ci viene in mente, quindi la si dedica inconsciamente a quella o quelle persone. Comunque, vi faccio vedere perché intanto sono stanchissima, sono già stanca e devo iniziare ancora a lavorare. Comunque, vi faccio vedere, sono andata al volo anche da Tigotà, vi faccio vedere che cosa ho preso. Così stasera quando torno dal lavoro faccio vedere anche su Instagram. Allora, sono andata principalmente per loro perché in uno degli ultimi video avete visto che vi ho appunto fatto vedere che ero andata a utilizzare l'ultimo piumino, però quello del Conad, e poi sabato ci siamo dimenticati di ricomprarli e quindi sono andata da Tigotà. Io con questi mi sono sempre trovata bene. Dico che non li ho pagati tanto, li ho pagati 2 euro e qualcosa. Ve lo dico subito, mi metto gli occhiali, ragazzi, mi metto gli occhiali. Li ho pagati, sti cavoli, no, 4,99, ma c'era scritto 2 qualcosa. Vedete, io che non guardo mai lo scontrino. Vabbè, ormai lo tengo qui, magari l'hanno cambiato, vabbè, tanto li uso. Comunque, sono questi qui della Tonkita, mi piacciono tantissimo. Io, ripeto, acquisto quella del Conad perché costano di meno.
ne avevo bisogno, visto che ho tolto la polvere ieri e domani sicuramente la tolgo nell'uomo. Io generalmente quando è estate la tolgo un giorno sì, un giorno no, perché avendo le finestre aperte comunque la polvere entra e quindi preferisco averli. Mi piacciono perché sono belli cicciottelli, a me sono le cose cicciottelle e sono fatti così. Basta sbatterli e poi sì, no, erano più cicciottelli però una volta. Comunque sono i classici ricambi del Swiffer e penso che all'interno, non so se ci sia anche, no, ci sono solo 10 ricambi. Vabbè, li ho pagati un pochettino, però vabbè. Allora, poi ho preso delle altre spugnette che sapete che sono quelle che io amo di più. Queste 1,25 euro, mi ricordo, 1,25 euro, sì. Sono quelle che amo di più. Ne ho una adesso in uso, ma si è rotta tutta. Non mi ricordo che marca era, però mi fa schifo, non la prenderò più. E ho ripreso loro, le Spontex. Ce ne sono all'interno due, io sono tantissimi anni che le utilizzo per pulire il bagno e visto che quella lì è rotta non ne avevo più, l'ho presa. Poi ragazze, ho preso, vabbè, delle cicche e che ho già in borsa, ho preso le Brooklyn, perché io non dovete prenderle, non dovete prendere scusate, mi è arrivato un messaggio del mio papà, dopo lo leggo, non è niente di grave. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ecco, vi dicevo, non mangiate le cicche, non vanno bene per i denti, però io lo faccio, tanto lavoro al dentista, se ho bisogno vado. Comunque mi sono presa due burri cacao che erano in offerta a 1,99 euro, perché in questo periodo io le uso sempre tanto, anche d'inverno, soprattutto in inverno perché si seccano, ma tantissimo anche in estate. Prima di dormire io me ne metto parecchio, così la mattina mi sveglio le labbra belle nutrite, poi vabbè per la spiaggia e comunque li uso tanto e ho preso questi due. Sinceramente non li ho mai utilizzati, questi qui alla vaniglia erano in offerta 1,99 euro e li ho presi. Poi appena li apro vi faccio sapere come sono. E poi infine ragazze e ragazzi, sono andata a riprendere lei questa crema anticellulite della Geomar. Se mi seguite da tempo vi ricordate che io ne ho utilizzate tantissime negli anni, anche nel periodo invernale. Adesso ne ho in uso un altro, magari vi faccio vedere se mi ricordo, che fa schifo, cioè non fa niente. Questa invece della Geomar, però effetto freddo io preferisco, perché soffro di un po' di vene e con l'effetto freddo vado meglio. Ragazzi, questa qui, credetemi, è un effetto drenante freddo, gambe leggere, contro gli inestetismi della cellulite, formula betulla, mentolo, guaranà. È diversa, mi ricordo che era tutta verde, ma io quando utilizzavo lei vedevo la differenza. Non fa sparire la cellulite, però la pelle è molto più compatta, molto più liscia, molto più omogenea, sembra quasi di avere meno cellulite e mi sono sempre trovata bene. Ho detto basta, vado, la riprendo. Questa qui viene attorno ai 9 euro, 8,85. mi raccomando ragazze, adesso io non so se queste come sono lottoline, però ad esempio su Matuline so che ha alcuni principi, poi modificate, cambiata, ma io per tutte queste cose anticellulite chiedete al vostro medico, perché so che molte volte per chi ha dei problemi di tiroide queste cose qui non vanno bene. Io non ho problemi di tiroide, mi faccio sempre le analisi del sangue ma anche l'ecografia, perché io ho due noduli benigni esterni alla tiroide, quindi io ogni anno me li vado a guardare, a visitare, anche se vi dico la verità sono quasi 2 anni, mannaccia, e devo, cioè non mi hanno mai dato fretta perché appunto sono esterne alla tiroide. Però adesso a settembre torno, sapete che a settembre io inizio a fare tutto il check up, quindi faccio gli esami del sangue, faccio l'ecografia
interna, cioè faccio tutti gli esami e quindi devo assolutamente riprendere l'appuntamento per l'ecografia. Però questa qui io davvero, ragazzi, mi trovo benissimo. E adesso magari vi faccio vedere quella con cui non mi sono trovata bene, perché la butto, ragazzi, non mi piace proprio, mi secca anche la pelle. Poi sono una persona che ho la pelle molto secca e mi dà fastidio. Adesso vi faccio vedere tutto così e vado al lavoro. Ho già preparato l'acqua. Casino. Mi si è staccata anche questa qui, la parte sotto dell'aspirapolvere. Vabbè, dopo mio marito farò magari montare da lui. Ho preparato già l'acqua, ho preparato la mia divisa e ho anche preparato, adesso vi stacco altrimenti faccio il volo dell'angelo, ho anche preparato il pranzo, ma ce l'ho nel frigorifero, così sta al fresco e poi quando vado via lo tiro, così è già all'interno della borsa, naturalmente pulita, perché io la metto via sempre pulita, così si rinfresca anche la borsa, visto che oggi avevano pensato e dato allerta meteo per pioggia, c'è una giornata fuori bellissima, non lo so ragazzi, ormai non ci prendo. Allora, adesso vi faccio vedere qual è quella crema. Cioè, guardate Joy, distrutto, amore, l'ho portato fuori, l'ho spazzolato, ha giocato, guardate come qui è il mio bimbo, è proprio un bugione, è proprio un bugione questo bimbo, lo vedi come quanto ti amo, io quanto ti amo, mamma mia, lo mangerò. Comunque vi faccio vedere, parlo piano perché mi raccomando, dorme. Qui ho ritirato appunto tutti i panni, sto già preparando, ragazzi, i panni da mettere in valigia e faccio sempre così, mi ritrovo alla fine della settimana prima di partire che ho il mondo. Allora, le due creme sono queste, una l'ho quasi finita, la termino e poi vediamo. Allora, non mi sono trovata bene con nessuna delle due, lei ormai l'ho finita, Senso 6 Sol Body and Beauty crema intensiva, non mi piace, cioè ma l'ho finita, ripeto, la fresco, e poi questa che mi fa veramente, non mi piace, è sempre un'azione a freddo, gel cellulite drenante, sembra quasi un fango, perché è questo colore scuro, però non ho trovato in questi mesi nessun giovamento, invece con quella là, ragazzi, provatela, vedete proprio col tempo la pelle più liscia, più compatta, più omogenea, è davvero favolosa, favolosa, vi ripeto, non fa il miracolo, però mi piace. Basta, io ragazzi vi saluto, adesso chiudo tutto qui e vado al lavoro e noi magari ci vediamo domani, così ci teniamo un po' di compagnia quando torno dal lavoro. Che spero passi in fretta perché non ne posso più, sono stanca, voglio andare in ferie. Buongiorno ragazzi, allora siamo al giorno dopo, mercoledì, ho appena fatto un sacco di storie su Instagram perché ho fatto vedere le cose che vi ho fatto vedere ieri, che ho preso da Tigotà, e quindi adesso metto via tutto, ho anche portato fuori Joy, gli ho lavato le zampette, l'ho asciugato con la sua spugnettina, perché ultimamente faccio così, cioè ultimamente, da stamattina sinceramente, perché ogni volta che metto il coprilivano pulito, lui uscendo fuori lavo le zampette con le salviette, lui sale sul divano, soprattutto mi capita quando ci sono i giorni di pioggia, altrimenti quando ci sono giornate normalissime piene di sole questo non succede, però ieri l'ho portato fuori, gli ho lavato le zampette, è salito sul divano con il copridivano messo 5 minuti prima e me l'ha sporcato, infatti adesso è in lavatrice che sta lavando ma ha terminato e stamattina ho messo su il copridivano pulito, quindi adesso vado a buttare le salviettine che ho utilizzato per Joy nell'indifferenziata e metto a lavare questo straccettino che ho usato per c'è un venticello oggi bellissimo per asciugare Joy. Allora ho la lavatrice che fa un rumore stranissimo da un paio di giorni. E, sapete, la nostra lavatrice ha 2 anni e mezzo, è della Electrolux e niente, mio marito stamattina ha chiamato il tecnico e verrà domani mattina alle 8, per fortuna, speriamo,
Non so se ve l'avevo già detto, secondo me sono i cuscinetti. Mi auguro la fortuna almeno che abbiamo adesso, dopo aver spostato la lavatrice qui nel corridoio, è che lei, come vedete, è da incasso. Noi l'avevamo in cucina, poteva andare solo da incasso. Invece qui abbiamo studiato proprio il fatto che quando si sarebbe rotta questa lavatrice qui, avevamo comunque la possibilità di prendere le classiche lavatrici, perché quelle da incasso, ragazzi, ne fanno poche, non tutte le aziende le fanno e costano tantissimo. E quindi, dai, in questo caso qui, se si dovesse rompere, almeno abbiamo la possibilità di prendere una lavatrice a basso costo. Adesso vediamo che cosa si è rotto, vediamo il costo, se eventualmente costa tanto. Io sono sempre dell'idea che è meglio cambiarla. Se dovessi spendere, so, 400 euro, mi prendo una lavatrice anche da poco a 400 euro, perché ragazze non c'è niente da fare. Secondo me adesso gli elettrodomestici di adesso sono tarati per durare poco. È anche vero che noi abbiamo ancora la garanzia, speriamo che entri tutto nella garanzia, speriamo, perché ha 2 anni e mezzo. Però io noto che gli elettrodomestici di adesso, come vi dicevo prima, sono tarati. Arrivano fino allo scadere della garanzia, si spaccano e ciaone. Quindi secondo me sono tutti così. Vedete, ho lavato il mio copridivano. Adesso stendo fuori, sinceramente, tanto ho la fortuna di avere il mio terrazzo che i panni si asciugano. Ho lo stendino all'interno, potrei mettere nell'asciugatrice, come vi dico sempre, ma mi rifiuto. Qui ci sono i panni che ho steso ieri e infatti si sono asciugati, così metto il mio telo qui e gli altri panni li metto fuori. Oggi non hanno dato pioggia, da domani dovrebbe tornare il bello, speriamo. Devo ancora sistemare tutte le cose che ho fatto vedere su Instagram. Però prima diciamo, di stendere, voglio intanto mettere a posto tutto qua, la cuccia di Joy, perché io gliela lavo tutte le settimane, in più tutti i giorni la metto fuori a prendere aria, anche perché gli spruzzo il disinfettante e quindi gliela faccio areggiare. Tanto lui non ci va, ma neanche la notte ci va, perché adesso inizia a far caldo, lui preferisce stare per terra, però io preferisco fare così. Stamattina ho lavato anche il mio bidoncino del bagno, ho anche lavato il contenitore dell'acqua sporca della mia Tineco, mi sono piastrata e adesso metto via la piastra perché si è raffreddata. Allora, stamattina, ragazzi, come dicevo su Instagram, sono molto felice perché ho indossato di nuovo i miei jeans. Forse ve li ricordate, quelli che avevano queste frange giù, che a me non è che piacciono tantissimo, però sono felice perché sono riuscita a indossarli di nuovo. Sì, sono un po' strettini perché comunque ero molto molto magra 2 anni fa, anche troppo, però sono felice. Allora, parlavo appunto con le ragazze stamattina di Instagram, mi hanno chiesto quanto devo ancora calare io. Allora, ragazze, per essere nel mio peso forma, 1,5 kg, però sinceramente no, perché preferisco avere qualche cosina in più, soprattutto alla nostra età, quindi proprio per fare la brava 1 chiletto, no, 1 chiletto, 700-800 grammi, non proprio 1 chiletto, così sono a posto. Preferisco, vi dico, avere un po' più di muscolo, anche se, come ho detto su Instagram, sono contenta perché non sono dimagrita come tutte le altre volte, ho comunque mantenuto il muscolo e secondo me è proprio l'alimentazione che mi ha fatto lui, perché l'alimentazione dell'altra nutrizionista, bravissima per carità, lei ad esempio non mi univa a mezzogiorno il carboidrato, proteine e verdure, mi dava solamente carboidrato e verdure, le proteine me le dava la sera, invece lui mi mette anche le proteine a mezzogiorno, sempre, anche la mattina, perché io la mattina ho il formaggio spalmabile, cose che con l'altra nutrizionista non aveva, avevo, e secondo me mi ha mantenuto proprio il muscolo della tendina e anche nelle gambe ho proprio il muscolo, anche se non mi sto allenando perché è da tanto tempo che non mi alleno, tra il brutto tempo, tra poco tempo che ho
a volte anche la voglia, non sono più la Sabrina di prima, però devo assolutamente riprendere in mano la mia vita anche sportiva perché mi manca. Io quando ero nervosa mi scaricavo con lo sport e quindi devo riprendere in mano e, come ho detto su Instagram stamattina, verso ottobre spero di segnarmi in palestra, magari non, cioè voglio fare le cose che voglio fare io, nel senso che non voglio stare dietro a questi personal trainer che ti dico fai quello, no, io voglio fare il mio tapis roulant, magari un po' di braccio, un po' di gambe e basta, perché a me non piace la palestra, mi annoia. Ma è anche vero che i muscoli sono importanti perché sono coloro che reggono il nostro corpo, il nostro scheletro e sono importantissimi. Comunque, ragazze, prima di stendere, prima di prendere il caffè, prima di fare lo spuntino e andare a lavorare, aiuto, voglio andare in ferie. Vi faccio vedere che cosa mi è arrivato ieri da Amazon, ma non so come mettervi. Aspettate, siccome ho già tirato fuori la mia friggitrice ad aria, questa della Cosori, è stata una collaborazione favolosa, ce l'ho da un po' di tempo. Ieri sono andata a utilizzarla quando sono tornata a casa perché mi sono fatta delle verdure proprio alla veloce, non avevo voglia di mettere sul bimbo, ho detto taglio, metto tutto assieme, ho fatto zucchine e pomodorini assieme, così ho fatto presto. L'ho già lasciata fuori perché stasera voglio cuocerci il pesce, l'ho lavata, tengo lo sportellino aperto in modo che si asciughi bene e vabbè, mi metto qui, neanche farlo apposta. Ok, vi faccio vedere che cosa ho preso su Amazon e mi è arrivato ieri al lavoro. Ho preso questa pietra che si chiama, credo, Gascia. Questa qui è una pietra, io ce l'ho presa rosa, una pietra rosa. Questa serve forse, cioè sicuramente la conoscete tutte perché siete bravissima, bravissime, serve a massaggiare il viso una volta che il viso è pulito, una volta che è stato appunto che è stata fatta la skin care, che sono state messe tutte le nostre creme, contorno occhi, siere e via dicendo. Questo qui serve proprio a massaggiare. Cioè, a me quando parlo di massaggio mi sembra di dover parlare così, è stato il massaggio. E niente, l'ho presa, viene 6 euro. Io, se vi ricordate, avevo quella pietra doppia, dove da una parte c'era la pietrina piccola e sotto c'era la pietrina grande, era verde, forse ve la ricordate, io mi massaggiavo il viso, però non so, l'ho sempre trovata molto scomoda, molto ingombrante e siccome lei l'ho vista l'altro giorno a Lucia, Kravis Girl, sentite che parlo di lei dappertutto, perché è colei che nell'ultimo periodo mi sta stimolando a avere di nuovo voglia di curarmi, quindi ogni tanto compro qualcosa di make-up, pure skincare, mi ha dato di nuovo la forza di curarmi di più, di fare attività, insomma, è colei che mi sta influenzando da brava influencer. La trovate su Instagram, ci sono ancora dei vecchi video qui su YouTube perché lei faceva anche video, però fa più Instagram. Io, come vi ho sempre detto, dal mio punto di vista, poi ognuno fa le proprie scelte. Secondo me bisogna seguire profili sia su Instagram e sia su YouTube di persone che vi danno e non vi tolgono. Perché secondo me il risultato finale, tra virgolette, delle influencer è quello di dare, di incentivare le persone, di non trasmettere negatività, di non trasmettere la loro tristezza delle influencer, perché molte volte si seguono dei profili, vi ripeto, sia su Instagram che anche qui su YouTube, che almeno dal mio punto di vista mi trasmettono angoscia, mi trasmettono tristezza, parlano sempre delle stesse cose, si presentano solo quando devono fare delle sponsorizzazioni, soprattutto su Instagram, altrimenti sono morte. Non lo so, ragazzi, soprattutto quei profili che dicono sempre le stesse cose, stesse cose, stesse cose. Ne senti una, ne senti tutte. Io mi auguro di non essere così, mi auguro, io cerco di essere me stessa sempre. Parlo di tutto, dalla pulizia della casa al make-up, alla skincare, al cagnolino, agli outfit. Cerco di proprio prendere la vita
di una persona a 360 gradi, almeno dal mio punto di vista. Poi ci sono delle cose che ovvio devono rimanere private, però mi auguro di stimolarvi. Molti di voi mi hanno anche scritto: Sabri, mi hai aiutato a riprendere in mano la mia alimentazione, a curarmi un po' di più. E questo per me è il concetto di influencer. Tutte quelle persone che vi danno negatività, lasciatele dove sono. Almeno io sto facendo così. Io anche su Instagram seguo pochissimi profili, anzi mi devo mettere un giorno e togliere il segui da molti profili. Io ne ho pochissimi rispetto a altri canali, a altri profili, cioè seguo veramente poche persone. Ci sono profili che seguono migliaia e migliaia di persone, ma io non faccio parte di quella categoria di scambio mi segui, non mi segui. Su Instagram non ho mai fatto una collaborazione, mai la farò. Lo sapete, per me Instagram è davvero un social proprio così. Io amo di più YouTube, lo sapete, YouTube vi faccio vedere davvero la mia vita. Su Instagram ultimamente sì, ci sono, ma molto di meno rispetto a prima. Prima pubblicavo anche le unghie dei miei piedi, adesso ho iniziato proprio a voler un po' allontanarlo. Faccio veramente pochissime storie parlate, tanti di voi me lo scrivono: Sabrina, perché non ti fai più sentire? Invece YouTube per me è la vita, è proprio la vita. E anche qui voglio stimolarvi a prendervi molta più cura di voi stesse, molta molta più cura, perché è questo a quello a cui credo le influencer servono. Allontanate i profili negativi, cosa che io ho fatto, e sto benissimo, sto davvero benissimo. Comunque ragazzi, quindi quella lì è la pietra che io ho preso su Amazon, ne trovate di tutti i tipi, 5 euro e qualcosa, a me è arrivata il giorno dopo. E poi ragazze, ho aperto questo qui finalmente, labello che vi ho fatto vedere ieri, ma sono le clip che sono andate in onda in questo video, è buonissimo, ha questo profumo di vaniglia, buonissimo. Adesso io ho la tinta 105 della L'Oreal, che tantissime di voi avete acquistato e mi avete ringraziato, perché è davvero molto bella, davvero, davvero bella. Adesso io ne approfitto nelle prossime volte, quando la trovo in offerta, a prenderla. Basta, io adesso mi faccio lo spuntino e mi prendo il caffè. Finalmente caffè. Adesso mi preparo perché devo scappare al lavoro. Però ragazze, ho appena ricevuto un commento, di solito non ne parlo mai, anche se forse ve ne siete accorti, è un periodo che sia io, parlo anche per Daisy, e Daisy stiamo ricevendo dei messaggi, Daisy poi non ne parliamo, cioè proprio veramente la gente ha dei problemi grandi, però dopo si sa, no, che ogni comportamento ha una conseguenza, quindi io l'ho già detto che cosa faccio, non ve lo dico più pubblicamente. Daisy sta cambiando anche lei su queste cose. Dopodiché, però, se perdonatemi, mi ha chiamato mio marito, non mi ricordo di cosa stavo, dei commenti che stiamo ricevendo, tra quelli che leggo in giro, che riguardano me e Daisy. Però come vi ho già detto, non voglio più parlarne, noi facciamo finta di niente, ci facciamo le nostre vite, che per quanto sia sono veramente piene. Daisy ha una bellissima famiglia, una bambina stupenda, un marito stupendo, si amano alla follia, loro giocano così, veramente così, è proprio il loro modo di amarsi e di giocare. Poi ci sono persone che non lo capiscono, perché secondo me vivono in delle situazioni familiari assurde, magari senza un sorriso, senza un momento ironico, cioè non voglio neanche pensarci, perché io parlo per me. Allora, ho appena ricevuto un messaggio di una signora che ho prontamente tolto, perché non voglio più, ragazze, che il mio canale si sporchi con dei pettegolezzi, con battuti. No, come vedete sono cambiata, perché non me ne frega niente, però ogni tanto bisogna comunque parlare, perché quando si colpiscono alcune parti della propria famiglia da fastidio, soprattutto me stessa. Mi è stato scritto che prima, adesso questa signora, non mi ricordo il nome, non, sinceramente non me lo ricordo, che io prima parlo di risparmiare, poi spendo un sacco di soldi. Allora, prima
di tutto. Forse sei nuovo, non lo so, ma la sottoscritta lavora, io lavoro, mio marito lavora, mia figlia lavora e io addirittura faccio due lavori, perché faccio un lavoro normale, in più faccio lavoro sui social, perché lavorare su YouTube è comunque un lavoro remunerato. Prendo quel poco o meno che sia comunque guadagno e io naturalmente su questi guadagni ci pago le tasse. Io guadagno, quindi tutto quello che io spendo è perché lo guadagno, perché io lavoro. E se io spendessi tutto quello che guadagno, tutto questo che noi abbiamo, però comunque tante cose noi non le avremmo potute fare. Invece tutto quello che abbiamo fatto sono tutti soldi guadagnati. Quello che io spendo riguarda il mio budget, perché io comunque il mio stipendio lo metto in casa e poi tengo qualcosa, mi ci compro quel cacchio che mi pare, quindi posso spendere tutti i mesi quello che mi pare, che a lei, signora, o chi magari ci sta facendo un pensiero, non deve interessare, perché comunque riguarda la mia famiglia. Io ripeto, lavoro, mia figlia lavora, mio marito lavoriamo tutti e i miei soldini di spillattico, perché credo che sia giusto che ogni persona che lavora abbia il suo gruzzoletto che si spende come cavolo gli pare, anche perché ci servono i vestiti, ci serve il parrucchiere, lo dice anche la legge, eh? Cioè non è che dico qualcosa di sbagliato, occorre naturalmente non togliendo i soldi che servono al tenore familiare per il mutuo, per pagare le bollette, per la macchina, per la spesa. Quello è a parte, poi c'è qualche cosina, che ci sono dei mesi che mi rimane di più, dei mesi che mi rimane di meno, io li spendo come cacchio mi pare, signora bella. Dovete andare da quelle persone magari che non lavorano, che magari hanno anche dei figli oppure non ce l'hanno, che sperperano, spendono, in ogni video ci sono degli acquisti. Allora io lì sì che mi farei due domande, però ripeto, io sono sempre stata dell'idea che anche se si è, cioè anche no, soprattutto quando si fa la casalinga, che magari non si porta purtroppo a casa uno stipendio perché lo Stato non te lo riconosce, fa un lavoro molto, ma molto più grande di chi lavora fuori. Per carità, magari è un po' più tranquilla, tra virgolette, perché chi lavora fuori deve uscire fuori, deve tornare a casa, deve continuare a lavorare a casa. Poi, vabbè, ci sono anche magari persone che hanno la fortuna di avere qualcuno che le aiuta, è un discorso. Però non dovete certamente venire dalla sottoscritta a dire delle bagianate. Addirittura ho letto anche un commento che mi è stato mandato sotto al video di una youtuber che prontamente, dopo che io l'ho fatto notare su Instagram, ha tolto tutto. E mi fa ridere, perché ci sono alcune persone che si reputano, no? Dicono, ah, io sono forte, e poi quando magari viene a galla qualcosa, corri, non voglio che associino questa cosa a me, che addirittura io sto con mio marito per un certo motivo. No, io non sto con mio marito per un certo motivo, anche perché io ho conosciuto mio marito che era un operaio normalissimo, prendeva anche meno di me, si può dire. È stato quasi un anno senza percepire uno stipendio perché l'azienda non lo pagava, infatti dopo è andata in fallimento, siamo andati avanti con il mio stipendio, poi si è creato un futuro lui insieme a altri suoi ex colleghi e per fortuna è andata bene, stiamo abbastanza bene, noi sicuramente non siamo ricchi, perché se la sottoscritta fosse moglie di una persona ricca, non si sveglierebbe alle 6 per pulire, avrebbe magari la donna delle pulizie, magari le persone che hanno la donna delle pulizie hanno più soldi di me, non girerebbe con una 500 ma magari girerebbe con un macchinone, andrebbe a farsi massaggi oppure non so, uscirebbe venerdì, sabato, domenica, sempre, tutto l'anno a mangiare fuori, perché comunque quando si va a mangiare fuori al ristorante con amiche o con amici sono comunque soldi. Noi, come vedete, durante l'inverno siamo sempre perennemente a casa, l'unica cosa che ci concediamo è la pizza da sporto, usciamo un po' di più d'estate perché comunque ci piace di più uscire d'estate, ma non sempre, spesso anche d'estate prendiamo la nostra pizza da sport. Tutto qui, vi ripeto, giro con una 500 di 3 anni, nuova per carità, ma tutta ammaccata, e al momento non la faccio mettere a posto perché mi dispiace spendere soldi. Invece se
Io avessi soldi, magari girerei con un bel macchinone, no? Vivrei in una casa molto più grande, insomma, tutto quello che una donna, magari con money, farebbe. Io invece no, sono una persona normalissima, come tutte quante voi, per carità. Sto abbastanza bene, c'è chi sta molto peggio di me, ma c'è anche chi sta molto meglio di me. Tutto qui, era giusto per sottolineare le cavolate che vengono dette in giro, però mi piace, mi diverto perché vuol dire davvero che la Sabrina non passa inosservata e non passerà mai inosservata. Ma però io sapete che ho un carattere molto forte, me lo faccio scivolare, poi lo sapete che ultimamente ho proprio c'è un'altra Sabrina davanti a voi e mi auguro davvero con tutta me stessa che anche voi possiate iniziare a pensarla come me. Gli altri lasciamo che parlino, però ogni tanto mi piace perché vi ripeto, non c'è un giorno che io non legga commenti che mi mandate su Instagram che parlano di me, ma li lascio scivolare. Ma quando viene detta una cosa un po' gravina, allora sì che arrivo a non difendermi perché non devo difendermi. Vi dico la verità, perché comunque quando si dice la verità, si è a posto con se stessa. Molte volte sono persone che si dimenticano le bugie che dicono, non sanno più dove aggrapparsi perché le unghie si sono consumate tutte e basta. Io invece, come vi ho sempre detto tutto, alcune cose le ho sempre tenute per me, perché comunque erano cose mie, però a volte per fare, come si dice qui in Romagna, cadere tutti i denti alle persone che dicono delle grandi cavolate, pensando anche di essere brave. Ah sì, io gliel'ho fatta vedere, io ho detto la verità. No, mi dispiace per voi. Aprite la bocca, giusto quando avete qualcosa di vero e importante da dire, altrimenti tenetela chiusa. Vi voglio bene, ragazze. Poi noi ci rivedremo, credo, giovedì. Poi ci rivedremo l'8, che è lunedì, perché avrò una collaborazione da mettere online, perché sapete che quando si fanno le collaborazioni si hanno delle scadenze, poi mi prendo un po' di pausa, come vi ho già detto, e intanto mi avete detto Sabri, vi aspetto, se vorrete, ci vedremo più avanti, se vorrete, altrimenti buona estate. Vi voglio bene, fatevi bravi.